Mancano 11 giorni a Natale e Capodorlando si prepara a vivere il momento più magico dell'anno con un altro weekend ricco di iniziative e manifestazioni. Dopo l'inaugurazione del presepe a grandezza naturale in piazza Matteotti, realizzato da maestri e artigiani di Acireale, quest'anno ampliato fino all'incrocio con via Piave, domani presso il centro anziani di via Torrente Forno, a partire dalle 10.30, si svolgerà Natale è tutti insieme in allegria, l'iniziativa organizzata dall'area socio-assistenziale del comune e dall'assessorato alle pari opportunità, che prevede musica e animazione in stretta collaborazione con le associazioni di volontariato che operano sul territorio. Nell'isola pedonale sarà possibile passeggiare attraverso il villaggio di Natale con le casette dedicate alle produzioni tipiche e ai lavori artigianali, mentre nel weekend il corso prenderà vita con lo spettacolo itinerante della Christmas Dixieland Band. Sabato 16 e domenica 18 invece sarà la volta delle nenie di Natale e del gruppo vocale strumentale. Mentre all'apporto turistico saranno protagonisti mercatini artigianali, laboratori per bambini e l'esposizione dei presepi. Inoltre, per tutto il periodo natalizio sarà possibile visitare la mostra dei presepi allestiti per il 10° anno consecutivo nella chiesa di Porto Salvo e quelli realizzati per le vie delle contrade con il supporto dell'amministrazione, che ha pensato anche alle luminarie e agli addobbi. Un Natale pensato per tutti, grandi e piccini, che vede sempre di più il coinvolgimento di commercianti, imprenditori e artigianali locali. Dall'animazione musicale per tutti i gusti, con le cornamuse scozzesi e le bande musicali cittadine, dalla musica classica allo swing, un calendario che soddisfa tutte le età grazie anche ai contributi di associazioni, senza dimenticare i bambini, con tante animazioni rivolte a loro, dalla tombolata alle letterine di Babbo Natale.